Prendete la carta che sono tornata. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video, nuovamente carta come materiale del video. Oggi lo useremo per fare uno splendido monile, un bellissimo ciondolo di carta. Con questa tecnica a Natale, naturalmente sviluppandola ancora in maniera diversa, vi farò fare delle decorazioni fighissime e bellissime, vedrete. E allora, basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro ciondolo di carta. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri monili di carta. Innanzitutto una rivista di carta patinata, la colla vinilica ce ne occorrerà pochissima, uno smalto, una base trasparente che magari non utilizzate perché non vi piace, potreste in alternativa alla Vinavil usare una printing stick, una pinza di quelle per punte tonde, quelle per fare gli anellini, le boccolette dei ciondoli appunto, ma se vorrete invece del ciondolo fare la spilla, non prendete la pinza perché non avrete bisogno, prendete semplicemente una di queste chiusurine per spilla che io ho acquistato ad 1 euro. Se volete fare il ciondolo, un ago di quelli per fare appunto le boccolette, un ago per fare gli orecchini, questo qui per intenderci, un paio di forbici, dello scotch carta, uno spiedo, una matita o una penna, il pennello per la colla e le squadrette. In più ci occorrerà una blog, un attaccatutto, una colla di queste acetovinilliche e poi qualcosa per forare, quindi un punteruolo o anche un ago o anche un chiodino ben appuntito, e se ce l'avete, per facilitare, in alternativa al bastoncino potrete usare una cannuccia, una di queste snodabili. Lo snodo è molto importante perché facilita veramente tanto la fabbricazione delle perline. Passiamo subito a creare le palline. Ve ne farò vedere una con il bastoncino e una con la cannuccia snodabile. Come prima cosa prepariamo lo spiedo e facciamolo diventare della grossezza che ci interessa, perché noi infatti dovremo lavorare creando degli anelli di carta che abbiano comunque un foro al centro, e per avere il foro della giusta grandezza basterà riempire sempre di più di scotch carta uno spiedo, oppure potreste usare un bastoncino già spesso se lo avete della grandezza desiderata. Quindi poggiamo lo scotch così sullo spiedo, vi faccio vedere come ho fatto, e poi cominciamo ad arrotolare. Quando saremo arrivati allo spessore che ci interessa, ok, fermiamoci e cominciamo a prepararci le strisce di carta. Anche questa è bella. Adesso dal margine dritto prendiamo vari punti a mezzo centimetro di distanza l'uno dall'altro per tracciare le nostre striscioline. Ok, voi tracciate tutte le linee, quindi ritagliamo le striscioline. Mi raccomando, siate abbastanza precisi nel ritaglio. Tutte le striscioline, cominciamo ad arrotolarle sul rotolino che ci siamo creati precedentemente. E allora cosa facciamo? Prendiamo il nostro stecchino, decidiamo il verso, quindi diamo una arricciatina al bordo e mettiamo, io in questo caso uso la Prit, e mettiamo un puntino di colla solamente sulla prima parte, così qui. A questo punto mettiamo la nostra fascettina di carta, agganciamo e cominciamo ad arrotolare.
arrotola, arrotola, arrotola. Ogni tanto potete dare anche un puntino di colla nell'arrotolamento. Quindi, per esempio, qui do un puntino di colla, così sono sicura che nel proseguo del lavoro la rotellina starà ferma. Ok, adesso io vorrei che questa rotellina avesse un certo spessore, quindi prendo un'altra fascettina di carta e continuo, quindi sporco ancora di colla e continuo ad arrotolare carta. Per ogni perlina posso dirvi che userò due fascettine di carta, quindi per 30 perline ci occorreranno 60 fascettine di carta. E voilà, la prima è pronta. Adesso la parte più difficile è uscirla dalla rotellina senza disfarla. Spingete piano piano e fatela venire fuori. È pronta. Questo è il primo rotolino di carta che useremo per creare il nostro ciondolino. E adesso facciamo quella con la snodabile. Guardate un po' come faccio. Allora, prendo una striscettina di carta e ci passo sopra la colla a partire da un centimetro, quindi qua no. La prendo e la avvolgo proprio dove c'è lo snodo della cannuccia, la fisarmonichina, e arrotolo. Ok, prendo la seconda strisciolina di carta e invece questa, su questa passo ovunque la colla e comincio ad arrotolare. Rinforzo di colla l'ultima parte e chiudo il giro. Adesso, per estrarre la pallina, guardate, allargo la fisarmonica ed estraggo facilmente, perché naturalmente la fisarmonichina è più cicciottella quando è chiusa, quando si allarga si snellisce, quindi permette la fuoriuscita della perlina in maniera veramente facile e senza il pericolo di sformarla. E questa è la perlina bella e finita. Adesso facciamo 30 perline o col metodo del bastoncino o col metodo della cannuccia e ci ritroviamo qui. Adesso è il momento della nostra amica attaccatutto, di un piano che non consenta di appiccicare. Questa è della carta siliconata. Allora, e adesso uno a uno schiacciamo leggermente, così in maniera da renderle oblunghe, ovali, le palline, le perline. Prendiamone uno e con il punteruolo foriamone l'apice, quindi facciamo così e schiacciamo fortissimo fino a far uscire la punta dall'altra parte, perché da qui poi dovremo far passare il nostro aghetto che farà diventare questa creazione un ciondolo. Quindi noi apriamoci proprio il varco e lasciamolo da parte così. Nel frattempo costruiamo il ciondolo vero e proprio. E allora prendiamo 6 di questi ovalini, sporchiamo di attaccatutto il bordino e uniamo con quello successivo, così. Quindi sporchiamo il bordino e uniamo a formare una margheritina. Quest'ultimo naturalmente avrà colla sia da una parte che dall'altra, a formare una margheritina. Ok? Arrivati a questo punto dobbiamo allargare la nostra margheritina allargando appunto ulteriormente il petalo. E allora cosa faccio? Metto un punto di colla sul sederino di ogni petalino che andrò a mettere nell'interstizio che si forma tra i petali, così. Quindi cominciamo, schiacciamoli ben bene questi, perché devono essere ben schiacciati, e posizioniamoli. 1, quindi schiacciamo forte, mettiamo sul sederino la colla e posizioniamo. Benissimo, adesso
tra gli spazi poniamo altri petali a congiungere, così, quindi due petali per ogni spazio che si è formato. Altalenante, dove a due pedalini più alti se ne alternerà uno più basso, due più alti, uno più basso. In prossimità di quello più basso metto in maniera orizzontale, quindi non più così ma così, un pedalino, quindi bagno la parte inferiore tutta e la faccio aderire ben bene, possibilmente spingendo anche i petali, così, voilà, e continuo qui . Siete arrivati a questo punto, manca soltanto l'ultima forma che andrà messa al centro del congiungimento dei due petali che fanno una V, quindi ci sarà un orizzontale e una V al centro del quale andrete a mettere l'ultimo petalo, così. Io ho avuto l'accortezza di giocare con la carta, nel senso, non con le carte, nel senso che ho fatto il ciondolo con una carta da giornale, come avete visto, che avesse quasi tutti i toni del blu, e poi questi ultimi 5 petalini, perché ho fatto un errore nel dirvi che ne servivano 35 petalini, quindi 35 petali, metterò gli erratacorrige lungo tutto il video, e questi li ho fatti invece con i toni del rosso in modo che spicchino particolarmente. E allora, come ho fatto prima sul sederino e ai laterali, insomma, per farlo ben incollare, metterò la colla, vedete, così, ok. Prendo anche quello forato che avevo forato prima, non è quello che avevo forato con voi, ne ho forato un altro perché l'ho preso rosso, ovviamente quello di prima era blu, e infilo il mio aghetto che poi si trasformerà in gancetto, bagno di colla il sederino e inserisco. Intanto ho inserito l'ago, poi in un secondo momento andrò a creare l'archetto, perché ancora è troppo poco stabile per poterlo muovere. Manca l'ultimo, non ci scordiamo le cose alla fine, e voilà, questa è la forma che avrà il nostro ciondolo. Adesso facciamo asciugare 5 minuti, quindi prepariamo lo smalto perché dobbiamo sigillarlo e lucidarlo. A questo punto il nostro ciondolo è quasi del tutto asciutto, lo stacchiamo dalla carta e questa sarà la forma sua definitiva, non so se riuscite a vederlo. Adesso dobbiamo renderlo più coriaceo e quindi stabilizzarne la carta in maniera tale che non si scolli più e che sia impermeabile e che possa stare anche appoggiato al nostro collo. Quindi con uno smalto trasparente per unghie io ripasso su tutta la superficie, su tutto l'interno e su tutto l'esterno. Faccio asciugare la parte anteriore, quindi passerò nella stessa identica maniera lo smalto anche sulla parte posteriore. Ci vediamo dopo. E voilà, il ciondolo è quasi completo. Il tempo che si asciughi, poi pieghiamo il gancetto ed è tutto fatto. A questo punto siamo pronti per creare il nostro gancetto, quindi prendiamo il nostro ago e arrotoliamolo alla pinza, così, 1, 2 e 3, e il nostro ciondolino è
terminato. Se vorrete potrete aggiungere altra catenella, ma quindi altri gancetti qui, potrete aggiungere delle perline tra i vari petalini. Io la lascerò così semplice, solo di cartone, tutto traforato. Guardate che carino, guardate che carino, con la bronzatura, questi colori rossi e blu, spero si vedono, ecco, guardate, guardate che grazioso. Credo che farà una simpatica figura al collo di chi lo indosserà. Potreste riproporlo anche direttamente con delle carte colorate e quindi dargli dei colori più certi. Io invece ho giocato molto sul riciclo delle riviste di giornale, ma si può fare anche con carte comprate ad hoc. Quindi con i colori che preferite, e con questa tecnica potrete fare ovviamente orecchini, ciondolini, collare con grandi pendenti a colletto, quelle che si usano tanto adesso. Insomma, sbizzarrite la fantasia e postatemi le vostre creazioni sulla mia pagina Facebook, di cui appongo il link qua sotto. Io vi lascio le foto e poi ci rivediamo di là. Ho ancora qualcosina da dirvi. Che bello, elegante, raffinato, è un modo bello per riciclare la carta, con la carta di giornale, di quotidiano, di riviste patinate, con i libri, con una lettera del vostro moroso che vi ha scritto qualcosa di bello, e allora la ritagliate e ne fate un gioiello da portare sempre con voi. Sbizzarritevi e usate tutte le carte che vorrete, vedrete che verrà sempre bellissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi rimando sempre nel box informazioni, trovate il link del video di Valentina, e vi lascio anche il link della mia pagina Facebook, dove vi aspetto ogni giorno per parlare e fare amicizia, e vi lascio anche il link al mio Instagram, dove troverete le foto che pubblico quotidianamente, in pratica le mie foto, un mondo di foto colorate firmate Arte per Te. Bene, se questo video vi è piaciuto mi raccomando un pollice in su, condividetelo, e noi ci rivediamo al prossimo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, ciao!